Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Marco Delia e oggi vi voglio parlare di quattro profumi che mi sono arrivati. Avevo fatto un video tempo fa su TikTok in cui mi hanno chiesto cosa ne penso dei profumi di Filippo Sorcinelli e io ho risposto dicendo: cavoli, mi piacciono un sacco, non ne ho neanche uno, mi piacerebbe riceverli. Ho ricevuto poco dopo una mail dal social media manager di Filippo dicendo che mi avrebbero voluto inviare un gift, quindi sono super contento, ho fatto già l'unboxing e li ho testati e oggi vi voglio parlare dei quattro profumi che mi sono arrivati. Sono quattro profumi pazzeschi, mi piace un sacco come brand Filippo Sorcinelli, soprattutto per il fatto che dopo che una persona entra nel mondo della profumeria inizia a essere un po' stanco di sentire sempre le stesse cose, sempre gli stessi odori, sempre gli stessi profumi, e inizia ad apprezzare un po' di più invece la parte artistica, lo studio che c'è dietro i profumi. E più una cosa è particolare, più ti dà una reazione e più è qualcosa che vai a ricercare. Quindi proprio odori, profumi che sono completamente al di fuori dello spettro del commerciale, completamente al di fuori dello spettro di cosa può piacere alle persone, ma vai ad indossare proprio una vera opera, una vera e propria opera d'arte. Quindi iniziamo con il primo, vi dirò anche quali mi sono piaciuti di più e quali in realtà non vedo l'ora anche di provare, quindi andrò anche in questi giorni in un'altra profumeria a sentire gli altri profumi e in caso a comprare qualcosa di nuovo. Allora, il primo profumo che mi è arrivato si chiama Luce dei Cuori ed è della collezione Superfluo o Superfluo ed è uno speziato terroso, quasi orientale, però fresco allo stesso tempo. Qua ci sono gli agrumi, guardate le boccette come sono fatte in modo pazzesco, mi piace un sacco. Questi due sono, mi hanno dato due della collezione di Superfluo, sono proprio un inno quasi alla luce. Per chi non lo conoscesse, Sorcinelli è anche il sarto del Vaticano, quindi proprio va a ricreare questa parte sia sacra e spirituale di sé, ma parla anche poi, e lo vedrete nei prossimi profumi, anche di altro, quindi va anche ad esplorare la parte del profano, del sessuale, di cose invece quasi tabù. E diciamo che questo è proprio un inno invece alla parte spirituale, alla parte luminosa di sé. E Luce dei Cuori, l'ho provato, dura un sacco, è molto piacevole, sento quasi un fiorito orientale, speziato, sembra che possa durare molto. Sono tutti, mi sembra, extra de parfum fatti in Italia e sicuramente lo testerò di più. Però vi dico che quello che in realtà mi è piaciuto di più della parte di Superfluo invece è il secondo, che è Dolcissimo Sollievo. Questo qua, appena l'ho sentito, è stato proprio uno schiocco al cuore, mi è piaciuto tanto, non so neanche perché. Perché in realtà anche questo, io vi dico che è un marino, è salato, a queste note acquatiche, a questi fiori, è uno speziato anche questo, però in realtà non vi dice niente, è come parlare, non so, di una canzone dei Queen e cercare di spiegarlo tramite le note della sinfonia, non si riesce a spiegarlo, è qualcosa che bisogna veramente provare, va a ricreare questa sensazione, ecco, ve li spiegherò meglio, sensazioni, questo va proprio a essere quella luminosità, quella chiarezza proprio di una mattinata, di un risveglio spirituale, di un sollievo nel momento in cui finalmente c'è un attimo di riposo dalla mente, da tutto ciò, da tutto quello che ci circonda, di pulito, di fresco, però allo stesso tempo non è un fresco estivo, è agrumato sì, però ha un che di cremoso, non so, è veramente incredibile, mi è piaciuto tantissimo. Non sapete cosa? Non esco stasera, ma me lo tengo per me. Anche queste note quasi leggermente balsamiche, che boh, veramente colpito. Invece andando dall'altra parte dello spettro, proprio nella parte invece del profano, ha una collezione a cui ho dato un'occhiata. Sinister parla sempre di uno di questi profumi. A me hanno dato quello nero, probabilmente perché sono sempre vestito di nero, di Per Sé. La collezione Per Sé è Extrait de Perversion. Ok. E guardate la boccetta pazzesca, cioè veramente bellissima. E questa si chiama Cruising Area, che ho cercato di capire che cosa può significare. E ho visto su internet che Cruising Area è inteso come un angolo appartato, quindi un posto dove ci si può appartare con un amante o qualcuno per esplodere nei sensi e fare qualcosa. Ecco, insomma, tendenzialmente in aree boschive. Quindi questo è un po' come da noi si può tradurre tipo camporella. Ecco. E appena l'ho sentito è fortissimo, tra l'altro è un roll-on, cosa che mi piace tantissimo, che si mette così e ne esce tanto.
Anche questo penso sia un extrait de parfum, quindi super concentrato, si sente tantissimo, dura tantissimo, è una bestia. E questo è veramente sporco, è veramente, sa di muschio, sa di verde, sa di scuro, sa di oscurità, sa di boschi, sa di balsamico, sa di cantina, sa di chiuso, è veramente incredibile, non capisco come riesca a racchiudere queste sensazioni in una boccetta, e sono cose che veramente mi chiedo, ed è quello che forse mi è piaciuto di più. Dolcissimo sollievo, è molto più indossabile ovviamente, anche luce dei cuori molto buono, molto piacevole, però questo è qualcosa che si va a indossare quando si vuole esprimere qualcosa, per non parlare dell'ultimo che è Nebbia Densa. Questo, allora vi dico una cosa, io l'ho provato. Quando ho fatto l'unboxing li ho messi sulle braccia. Questo qua, uno, non è più andato via. Quindi non è più andato via. Due, è la sensazione più strana perché sa di nebbia, ma di nebbia. Cioè sa di quella sensazione di confusione e di umidità, di terriccio, di quasi di strada, di benzina, di piante bagnate verso la notte o la mattina presto, quindi di questa giornata uggiosa che ha questa sensazione qua, e sa proprio di quello. Quindi ho visto che le opinioni sono molto contrastanti, ho provato anche i Pioggia una volta quando sono stato a Caserta nella profumeria Neos e mi era piaciuto tantissimo. Questo qua non l'avevo sentito ed è veramente incredibile, non capisco come sia riuscito a creare questo muschiato così forte e con questa sensazione. Ho provato a indossarlo, però diciamo che a livello artistico è pazzesco. A livello di persone, quando lo indossi, sicuramente non è un piaccione tipo Dior Sauvage, ecco, questa è la sensazione. Però ecco qua ragazzi, quindi questi qua sono i Filippo Sorcinelli. Mi hanno inviato anche un testerino, che è Lascia che io pianga, e anche questo mi è piaciuto molto, se vi devo dire la verità. Infatti non vedo l'ora di andarne a sentire altri, mi aveva mandato anche Reliquia, tempo fa, quando sono stato all'Exxons. Lascia che io pianga. Questo gelsomino pazzesco. Quando sono stato all'Exxons mi ha mandato Reliquia, mi era piaciuto tantissimo. Poi ce n'è un altro che sapeva di qualcosa del genere e sono riusciti a ricreare in un profumo che non mi ricordo qual è la sensazione del sangue del ferro di Hannibal Lecter che va a mangiare una persona innocente, penso una bambina o qualcosa, quindi senti il fiorito dell'innocenza ma il sangue, la crudeltà. Cose veramente assurde. Non so ragazzi, veramente mi è piaciuto un sacco. Quindi grazie mille ancora a Filippo Sorcinelli per avermi inviato i profumi. Vi lascio il link in descrizione al loro sito. Iscrivetevi al canale se volete rimanere aggiornati. Iscrivetemi su Instagram per qualsiasi cosa. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.